Radio Luna. Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Radio Luna da Andrea Garzanti. Oggi siamo in compagnia di Marcello Lucarelli. Buon pomeriggio Marcello, come va? Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ebbene, l'invito è un invito doveroso, ma soprattutto un invito di rispetto per una scuola, quella che rappresenti oggi e che dopo ti farò dire, che è una scuola che è qui in zona, che è a Campobasso da tanti anni. Innanzitutto, qual è l'istituto scolastico del quale parleremo oggi? Sì, allora l'istituto è l'Istituto Professionale Industria e Artigianato Leopoldo Mondini di Campobasso e siamo collocati in via San Giovanni. È un edificio bellissimo perché di nuovissimo, nuovo, bellissimo. È dotato di tanti laboratori perché poi i laboratori caratterizzano la vostra offerta. Da quanto tempo esiste questa scuola? È una storia abbastanza antica perché prima eravamo collocati in piazza San Francesco e c'era il corso di avviamento alle professioni. Poi è diventato istituto di istruzione superiore e praticamente io sono arrivato in questa scuola nel 1995. Ieri praticamente. Sì, ieri. E quindi insomma ho superato la maggiorità in questa scuola e me ne vanto perché effettivamente sono orgoglioso di aver trovato una scuola che veramente dà tanto ai giovani e perché forma i giovani soprattutto per il mondo del lavoro. Per il mondo del lavoro questa è una formazione importantissima perché io parlo solitamente con gli imprenditori della più varia specie e manifestano tutti quanti un'esigenza, l'esigenza di avere lavoratori e poi lavoratori specializzati. Attualmente c'è proprio una penuria di offerta, di richiesta di lavoro, perché l'offerta c'è. Voi fate delle persone specializzate. Marcello, noi è inutile nasconderlo, ci conosciamo da più di 50 anni perché abbiamo avuto dei trascorsi giovanili insieme da quando eravamo proprio bambini. Ma e quindi io conosco benissimo la tua età, anche se tu dissimuli molto meglio di me. Assolutamente. Allora, no. Perché uno che supera i 60, lo posso dire tranquillamente, tranquillamente. Che supera i 60, ha raggiunto quell'età che dice: mamma mia, ma non me ne tiene più di spingere come spingevo per esempio 20 anni fa su questo argomento. Tu, la voglia di aiutare i ragazzi a trovare un posto nel mondo di lavoro, ce l'hai ancora come prima? Guarda, io sono felicissimo di stare nella scuola e perché? Perché è necessario oggi poter essere anche dei punti di riferimento per i ragazzi e credo che bisogna farli stare bene a scuola. Allora la mattina quando tu ti prepari per andare a scuola è come se fosse una missione. Io non la vedo come un lavoro, come una professione, io la vedo come una missione, cioè andare nella scuola, parlare con i ragazzi, sentirli, ascoltarli e proporre loro dei consigli che possono essere utili per la loro vita. Beh certo, questo è un approccio molto apprezzato soprattutto da me, perché anche tu hai fatto le scuole nei miei stessi anni e i professori effettivamente non erano così, soprattutto quelli più grandi di età quando andavamo noi a scuola, non erano molto predisposti all'ascolto, erano più predisposti a dare qualche cosa. Loro davano, invece tu mi stai dicendo che apprendi dai ragazzi per poi restituire, ma hai un canale bidirezionale. Io la chiamerei una sorta di coeducazione, cioè nel senso che noi educhiamo, cioè formiamo, diamo istruzione, però allo stesso tempo sarebbe un'istruzione morta se non ci fosse dall'altra parte qualcuno con cui poter parlare, interagire. E il giovane oggi ha bisogno, soprattutto perché un po' presi da tutto il sistema societario, dei social, eccetera, i ragazzi hanno proprio bisogno di essere ascoltati e quindi la missione dell'insegnante è proprio questa, insomma, stare con loro e farli sentire come se fosse un fratello maggiore. Tu sei il responsabile dell'IPIA Leopoldo Mondini di Campobasso. Prima te l'ho già fatta questa domanda, adesso ti rifaccio una domanda. Mi viene anche da ridere quando noi abbiamo già parlato di una cosa fuori onda e poi te la richiedo. Quindi tu non sei il dirigente, però sei il responsabile di... Sono il responsabile dell'orientamento, è una figura che nella scuola si occupa
di orientare, appunto, di raccogliere quelle che sono i talenti delle scuole medie per poterli poi orientare verso l'istruzione superiore. E chiaramente questo è un orientamento in entrata, almeno noi la vediamo sì, così, certo. Ma poi c'è anche l'orientamento in uscita, che appunto, come ti dicevo, è l'orientamento che porta i nostri diplomati a inserirsi nel mondo del lavoro oppure ad affrontare le facoltà universitarie. Quindi tu traghetti i ragazzi in entrata e in uscita, Caronte praticamente. Ma, più che Caronte, no, oddio, Caronte proprio no, diciamo preferirei una figura più di un accompagnatore sul futuro, sui progetti, sul futuro, sui progetti di vita, perché credo che il nostro istituto si caratterizza proprio perché dà molta importanza alla progettazione della propria vita, del proprio futuro, proprio perché c'è questa possibilità grandissima di entrare nel mondo del lavoro già a 18-19 anni. È 18-19 anni. Ho parlato con qualcuno che mi ha detto che quando si versano i contributi già a 18 anni si va in pensione molto prima, perché i contributi da giovane è come se avessero un valore in più. E quindi noi... E in effetti sì, questo è un valore aggiunto di quegli istituti che ti permettono con il diploma di entrare da subito nelle aziende, nelle industrie. Poi ecco, le nostre specializzazioni tendono proprio diciamo ad avere un rapporto diretto con il processo produttivo territoriale. All'inizio abbiamo parlato dell'offerta che voi fate, dei laboratori eccetera. Mi parli un po' degli ambienti. Io sono venuto una volta a fare lezione di teatro in quella scuola diversi anni fa, ed erano degli ambienti bellissimi. Sì, diciamo che la nostra scuola si caratterizza anche per gli ampi spazi che possiede. In particolare noi abbiamo i primi due piani che sono dedicati a tutte le aule, con poi le aule di informatica, laboratorio linguistico, ma diciamo quello che caratterizza la nostra scuola sono a pian terreno tutti i laboratori che riguardano il settore elettronico, elettrico e meccanico, perché è un po' questa la caratteristica. Diciamo che i nostri studenti cercano di capire da subito quelli che sono i processi produttivi, quindi devono avere a che fare a 360 gradi con l'elettronica, il mondo elettrico, quindi circuiti, processi, il mondo del computer, ma anche la meccanica, che non è più quella di una volta dove, che ne so, si smontava un motore, ma adesso significa avere la capacità di lavorare in CAD CAM, avere la capacità di lavorare con stampanti 3D. Diciamo, ecco, c'è un'evoluzione del processo produttivo. Ma quindi da voi, parlo proprio dei meccanici, perché tu hai portato alcuni Deplian qui e ci sono le immagini dei ragazzi davanti alle automobili. Quindi lì il laboratorio praticamente ti porta una macchina rotta, in qualche modo rotta, e tu la devi riparare senza sporcarti le mani, oppure con i guanti e il giravite anziché il martello, la mazzola. Bravo, questa è la grande differenza, perché la tecnologia, come tu sai, galoppa veramente a ritmi incredibili, per cui il giravite di una volta oggi è sostituito con un programma operativo del computer. Ma non a caso, se pensiamo a una macchina, a un'auto, l'auto è meccanica e allo stesso tempo è elettronica. Caspita. E quando vai a controllare, fai un processo di valutazione della macchina, devi essere esperto di elettronica, quindi devi capire i processi elettronici che costituiscono poi il motore della macchina. Ecco perché è importante che nei nostri laboratori si faccia questa applicazione, e non a caso il nostro istituto è uno degli istituti che ha più ore di laboratorio, proprio perché diciamo si tende a perfezionare questo sistema di meccanica elettronica ed elettrotecnica.